Ragazzi, allora questo è un altro video dove vi faccio vedere un piccolo accorgimento che ho messo in atto per inquinare di meno, per fare in modo che il mio stile di vita abbia un impatto minore sull'ambiente. Allora, questo è una cosa che influisce sul rifiuto non riciclabile, in quanto le cerate, quelle che si usano per i bambini o i panni, le cerate che si usano per i bambini nel letto, nel lettino o nel letto già da grande, e i pannetti che si usano per il cambio pannolino quando si è in giro, vanno messi nel non riciclabile, come gli assorbenti, questi pannolini, quelli normali, insomma, per pipì e popù. E quindi vi faccio vedere che cosa ho comprato su Amazon per fare in modo che non ci sia più questo rifiuto. Allora, io prima utilizzavo, vi faccio vedere che cosa utilizzavo prima perché li ho finiti di utilizzare proprio questi mesi. Allora, questi telecambio li usavo quando ero fuori casa, quando avevo la necessità di cambiare il pannolino ad Angelica. Magari, anche se non era il pannolino, ma era il pannolino mutandino, ero fuori casa e avevo la necessità, magari faceva la pupù, di metterla lo stesso, anche se ormai è grandina, sul fasciatoio e lavarla. E lavarlo utilizzavo questi keli, che sono più piccoli rispetto alle cerate, perché sono... Vediamo se trovo la misura indicata. Sono 10 pezzi, non mi ricordo a memoria, sono quadrati. Teli igienici ultrassorbenti, lato esterno impermeabile, assicura un cambio sicuro e protetto. Telino superiore filtrante, extra morbido in tessuto o non tessuto, comodo da usare in casa e in viaggio. La confezione, tra l'altro, è in poliestere, anche quella, quindi ecco 60x60, scusate ragazzi, non la trovavo, è quadrato, infatti, allora, sono della Lupilu, mi sono piaciuti molto, li ho utilizzati un bel po' e avevo incominciato ad utilizzare questi quando Angelica ha voluto cambiare e togliere il pannolino durante la notte, e quindi sotto al lenzuolo del sotto, cioè tra il materasso e il lenzuolo, mettevo questi. Poi ero passata a questi, che li avevo comprati da Tigotà, quelli li ho comprati al Lidl. Invece queste traverse, salvo il materasso, le ho comprate da Tigotà, sono della marca Confiderm, che queste dice assorbenza ultra, soffice al contatto, ipoallergenico, nella confezione ci sono 15 pezzi. Allora... È l'ideale per proteggere letti, materassi, poltrone e sedie. Il materiale a contatto con la cute è in morbido tessuto non tessuto. Il materassino interno è in pluff super assorbente di pura cellulosa e il lato esterno in polietilene è una valida barriera al passaggio dei liquidi. Va bene. Praticamente, volevo dirvi che è 60x90, quindi questo è 60x90, quindi si adatta meglio alla lunghezza del lettino e ha anche le traversine qua. Se mi, sono questi o sono gli altri? Non mi sembra questi. Praticamente sono grandi come il materasso, poi escono dei lembi in plastica, in nylon, che vanno sotto il materasso in modo che la traversa stia più ferma. Allora, lato negativo di questi due è che sono usa e getta e quindi sono pratici da una parte, in quanto voi poi disfate il letto, li buttate via. E quindi sono pratici, però buttate nel non riciclabile, quindi inquinano. Altro lato negativo è il rumore che fanno, perché comunque anche se poi mettete sopra il coprimaterasso, cioè mettete il materasso, il coprimaterasso, la cerata, questa qui, e il lenzuolo, comunque quando il bambino si gira nel letto, si stende, siete cicca 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 cicca. Insomma, non, è un po' fastidioso se avete un bambino che fa fatica a dormire, inizia a dire cos'è, cicci cicci giocherella e ciao, non dorme più. Quindi, fatta questa premessa di cosa utilizzavo prima, questi adesso li butto, non sto a farveli vedere nel video determinati. Ho comprato due cerate di tipo diverso. Allora, una l'ho comprata in magazzini Nico, un magazzino che c'è qui vicino. Mi dispiace non potervela far vedere, ma stamattina mi era passato in mente che dovevo ancora registrare il video. Stamattina ho fatto il lettino ad Angelica, la materna, perché oggi incomincia a dormire là. Non voglio dire niente per scaramanzia. Scusate, guardo fuori, ma sta iniziando a piovere di brutto. Infatti, c'è anche poca luce. Ho dovuto tirare la tenda, sono davanti alla finestra.
Scusate un po' la luce, scusate anche il trucco fatto parzialmente, non ho disegnato le sopracciglia, queste sono le mie sopracciglia naturali, un po' sfigatelle, perché dopo vorrei, se riesco, girare anche il video oggi o domani, oggi se riesco, il video del... scusate, incomincio ad avere ancora il prestigio, no, per me è la polvere, perché ogni volta che ho i terminati o un pacco che è arrivato dal corriere, l'incarto, io inizio a grattarmi, boh, vabbè. Chiusa parentesi, non ce l'ho qui con me. Comunque, era un telo, era la classica cerata che usavano i nostri quando eravamo piccole noi o i nostri genitori, nonni. Quindi bianca davanti e dietro, grossettina. E io ho messo quella alla materna perché è bella grossa e l'ho messa doppia perché loro hanno una brandina. Perché la brandina è molto rigida, devo trovare qualcosa da mettere sotto alla cerata perché la brandina è troppo dura. E quindi adesso venerdì le devo disfare il letto. Approfitto che quando lo faccio lunedì ci metto un plaid sotto in modo che diventi più morbido. Chiusa parentesi di quella cerata là che l'ho pagata, mi ricordo, mi sembra tra i 15, 14, 18, non mi ricordo, una decina d'euro. Ho comprato su Amazon queste altre cerate, le ho pagate 34 euro, le spedizioni erano gratuite. Queste qui si chiamano Remedies Waterproof Bed Pad, sono 34 per 34 per 36. Ma no, non sono 34, perché c'è scritto 34 per 36? Ma non sono mica 34 per 36. Aspettate, che adesso vi dico, ve la faccio vedere. Perché c'è scritto? Sono 4 pezzi. Vabbè, ve la faccio vedere una. Allora, se riesco, non è grandissima, eh? Adesso vi dico quant'è, aspettate che la misuro a mano pressappoco. 40, 60, 80, è 1 metro. Forse è un'unità di misura non italiana, non so. È 1 metro per 1 metro. Non so che cosa sia. Boh. Davanti è in tessuto. Qui dentro penso che ci sia un minimo di imbottitura, boh, forse neanche no, è in tessuto, quindi assorbe. E da questa parte c'è la parte, diciamo, in nylon. È una misura un po' strana, perché secondo me se volete proteggere completamente il lettino, cos'è, 90x180, 90x2 metri, non so di preciso i letti perché variano, secondo me le mettete due. Una ai piedi, una alla testa, accavallate, in modo che, sai, non necessariamente cioè si sporca dove è seduta, potrebbe avere l'influenza e vomitare, magari si alza e vomita verso i piedi, si tira su e vomita verso i piedi, non lo so, io penso che ne metterò due. Tanto alla fine sono da lavare, lavane una, lavane due, dentro nella confezione ce ne sono quattro. L'etichetta, aspettate che... Poi farò una foto all'etichetta per ricordarmi delle istruzioni di lavaggio. Adesso ve la faccio vedere. Qua. Ecco, questa è la marca. Si lava, adesso fa riflesso così. Ok, avete visto? Si lava a 90 gradi. Non si stira, non si candeggia. E questi simboli non li ricordo, comunque da quello che capisco credo che vada allora. Lavaggio normale in lavatrice, massimo 90 gradi. Don't bleach or dry clean. Forse l'asciugatrice. Comunque, ragazze, se va, io ho fatto questa considerazione. Io in inverno queste credo che stendendole si asciughino in un attimo, perché dietro è tutto nylon, davanti c'è una stoffina leggerissima, credo che si asciughino in un lampo. Ma se dovessi proprio proprio essere disperata, nel senso che mi servono, perché due li metto nel letto, ma poi me ne rimangono due per la materna e quindi speriamo che siano sufficienti, se dovessi proprio avere fretta, secondo me se viene lavata in lavatrice a 90 gradi, un'asciugata in asciugatrice sintetico, quindi a bassa temperatura, non succede niente, secondo me. Comunque proverò con una, poi vi faccio sapere. Niente, quindi io ho preso queste da mettere nel lettone. Adesso ho la cerata usa e getta.
nel letto alla materna, ho il telo che ho preso lavabile nel lettone, ho quelle usa e getta che per non buttarle io le tengo là finché non la fa a letto. In questi giorni stiamo usando i pannolini che avete visto nel video di Tigotà, il pannolino mutandina, perché la pediatra ci ha dato una cosa da applicare localmente, una crema da applicare localmente. Che sporca molto gli slip e quindi le sto mettendo il pannolino e praticamente ha fatto pipì addosso venerdì, sabato no, domenica no, lunedì no e oggi sì. Quindi 5 giorni ha fatto la pipì addosso 2 volte, quindi oggi per fortuna aveva il pannolino perché se no risporcavamo ancora le lenzuola. Il mio problema è non è che lei mi sporca solo il lenzuolo, perché quando si fa pipì addosso, poi lei dopo sì, non è che si sveglia subito, si rotola, continua a dormire, quindi mi sporca il sopra e il sotto il piumone. Quindi adesso, dato che l'ha presa positivamente questo pannolino per andare a letto, io direi che finché non passano almeno, non so, un mese senza che faccia mai più la pipì a letto, io dico ti devo mettere il pannolino così non impazzisco a lavare, perché per me l'importante è che lei non si confonda con questa storia del pannolino. Direi di no per il momento, fa la pipì nel vasino, la notte è capitato che si è svegliata, non aveva il pannolino asciutto, è andata a fare la pipì, non l'ha fatta nel pannolino quando si è svegliata, quindi io credo di non avergli creato confusione e quindi faccio così. Se dovessi vedere che creo confusione, in futuro laverò a oltranza e gli tolgo, anche perché è stata lei il 18 luglio, ricordo, per di preciso dire mamma, io la notte non voglio più il pannolino. E adesso con l'intortata della crema della pediatra, ho detto della veterinaria prima, no, perché ogni tanto mi sbaglio, della pediatra, l'ho realizzato adesso, spero di aver detto pediatra. Speriamo insomma che continui a accettarlo. Naturalmente ho pensato che dato che va a letto con le parti intime perfette, il pannolino, la crema è messa un po' internamente, quindi cioè, è un po' lì, è talmente pastosa che da lì non si muove, il pannolino gliel'ho preso grande così sta un po' scostato dalle parti intime, se non è sporco io penso che lo utilizzerò per qualche sera, tanto non ha problemi batterici, non ha problemi di quel genere lì, quindi... Ok, è solo per non farsi la pipì addosso. Stamattina era bagnato, ci ha salvato il letto, lui non ha lavata. Va bene, chiuso parentesi perché 12 minuti per un video così è diventato interminabile. E vi do le solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete, commentate, spolliciate. Io ragazzi ci vediamo presto con la prossima mia idea green. Io vi mando un bacio, alla prossima, ciao a tutte!